Alleluia, gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. Vi faccio la lettura di un testo nel secondo libro dei Re, capitolo 22. Un po' di lettura. Dio benedica la sua parola. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jedida, figlia di Adaia da Boscat. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Il 18° anno del re Giosia, il re mandò nella casa del signore Safran, il segretario, figlio di Assalia, figlio di Messullan, e gli disse: «Vai da Chilchia, il sommo sacerdote, e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa del signore e che i custodi della porta d'ingresso hanno raccolto dalle mani del popolo, che lo si consegna ai funzionari preposti ai lavori della casa del signore, e che questi lo diano agli operai addetti alla riparazione della casa del Signore, ai falegnami, ai costruttori, ai muratori, perché se ne servano per comprare del legname e delle pietre da tagliare per le ripalazioni della casa. Ma non si farà rendere conto a quello che riceveranno il denaro, perché agiscono con fedeltà». Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan che lo lesse. Safan, il segretario, andò a riferire la cosa al re e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e lo hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del Signore». Safan, il segretario, disse anche al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro e Safan lo lesse in presenza del re». Allora il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine al sacerdote Chilchia, ad Ahikam, figlio di Safan, ad Akbor, figlio di Micaia, a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re: «Andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, perché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è prescritto». Sacerdote Chilchia, Ahikam, Akbor, Safan e Asaia andarono dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, custode del vestiario, figlio di Tikva, figlio di Carcas. Lei abitava a Gerusalemme nel secondo quartiere, e quando ebbero parlato con lei, lei disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele: dite all'uomo che vi ha mandati da me, così dice il Signore: ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore direte questo: così dice il Signore Dio di Israele riguardo alle parole che tu hai udite, poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonata alla desolazione e alla maledizione. Poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo». E quelli riferirono al re la risposta. Gloria a Dio. Questa sera vorrei dirti tre cose. Una che riguarda il tuo passato,
uno che riguarda il tuo presente e uno che riguarda il tuo futuro. Forse se qualche psicologo sentirà quel che sto per dire, non condividerà quello che sto per dire. Ma la prima cosa che mi sento in obbligo di comunicarti è che non obbligatoriamente il tuo passato potrà influenzare il tuo presente. È vero che nei libri di psicologia, giustamente, chi vive una determinata infanzia, chi vive certi traumi, verrà condizionato il suo passato, il suo presente, verrà condizionato il suo futuro. Ma io questa sera voglio attingere in questo testo per trovare delle risposte importanti per la tua vita. Giosia è un re che ha avuto un nonno, Manasse, penso che sia il peggior re di Giuda che la storia del regno di Giuda abbia mai riferito attraverso le pagine del libro della parola. È un regno che è durato 55 anni, un regno veramente lungo. E voglio leggere due parole riguardo a questo re. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Chefsiba e gli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demolito, costruì altari a Baal, fece un idolo di Astarte, come aveva fatto Acab, re di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alle quali il Signore aveva detto: in Gerusalemme io porrò il mio nome. Costruì altare a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore, fece passare suo figlio per il fuoco, si diede alla magia e agli incantesimi, nominò degli invocatori di spiriti e degli indovini, si abbandonò completamente a far ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Questo è il nonno di Giosia. Suo padre Amon regna solo 2 anni. Il quadro è uguale, è un quadro pessimo. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Messulemet, figlia di Carus, di Jotba, e gli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre, imitò la condotta di suo padre, servì quegli idoli che aveva servito suo padre, li adorò, abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, e non camminò per la via del Signore. La sua vita è questa. La vita di Giosia inizia con un nonno, un padre, che sono tutt'altro che un esempio da seguire. Chissà cosa ha vissuto nella sua casa, chissà quale orrore ha visto. E semplicemente oggi ti voglio dire che non obbligatoriamente il tuo passato, anche se è pessimo, anche se le relazioni passate sono state disastrose, anche se hai vissuto un'infanzia difficile, anche se la tua vita passata è più caratterizzata da fallimenti, non obbligatoriamente il tuo passato potrà essere condizionato dal tuo passato. Giosia è un esempio, è un'indicazione. Giosia ha avuto un nonno terribile, un padre terribile, però la scrittura lo descrive come un uomo, un ragazzo che inizia a regnare molto giovane, ha solo 8 anni, regnerà 31 anni in Giuda. Ed è, viene descritto con queste parole: egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. C'è un quadro differente, c'è un raggio di luce che si accende. Se oggi ci fossero, questa storia fosse trasportata ai giorni di oggi, beh, può darsi che Giosia avrebbe avuto a che fare con assistenti sociali, può darsi che sarebbe trovato davanti a degli educatori, perché la sua vita sarebbe stata segnata da un'infanzia difficile, da esempi negativi.
Ma grazie a Dio, noi abbiamo esempio nella parola di Dio che ci dice che il presente può essere differente, malgrado il passato sia segnato da difficoltà, malgrado il passato sia segnato da soprusi, da violenza, da questioni difficili. La scrittura ci parla di un giovane, un ragazzo, che fece ciò che è buono agli occhi del Signore, vive nella benedizione di Dio. Tu puoi vivere oggi nella benedizione di Dio, tu puoi vivere oggi una vita felice, una vita benedetta, una vita gioiosa, malgrado il tuo passato sia stato difficile. Quindi c'è qualcosa che potrebbe indurti a pensare che i tuoi fallimenti passati, la tua infanzia difficile, ti costringe a vivere ancora nella medesima scia. Avete notato che quando abbiamo letto alcune parole riguardo Amon, dice che fece le cose come suo padre. Ma con Giosia le cose cambiano. Giosia è uno che cammina nella benedizione di Dio. Fin dalla sua infanzia cammina nella benedizione di faccio che è buono agli occhi del Signore. Quello che voglio dirti oggi è proprio questo, che la tua vita oggi può essere completamente distaccata da quello che tu hai vissuto nel passato, in virtù della grazia di Dio che si manifesta nella vita di quelli che credono. Ho sentito qualche tempo fa una storia su internet, la voglio prendere perché non la ricorderei perfettamente, insomma, in grande linea. Io credo che tutti quanti noi, forse i più giovani, conoscono chi sia Steve Jobs, che è il cofondatore di Apple. E così casualmente mi è capitato, guardando alcuni filmati su YouTube, la sua storia, una parte della sua storia. E lui racconta in una consegna di laurea in America, in una delle più prestigiose università americane, racconta tre storie della sua vita, ne toccherò una sola. Racconta che qualche cosa che parla di collegare i punti, un po' come la settimana enigmistica, sapete quando fai i numeretti, li dovete mettere insieme, alla fine capite il disegno che salta fuori. Si ha un senso, tu capisci l'immagine soltanto quando tu sei riuscita a riunire tutti i punti. Lui racconta che ha abbandonato il college, sarebbe il college all'università in America, dopo 6 mesi. È rimasto nel campus per altri 18 mesi, non frequentava più i corsi, ma è rimasto nel campus per altri 18 mesi. E lui dice: perché ho abbandonato? Beh, racconta così: è iniziato tutto prima che io nascessi. Mia madre biologica era una giovane studente non sposata e non laureata e decise di darmi in adozione. Voleva fortemente che venisse adottato da una coppia di laureati. Quindi era tutto programmato perché alla nascita venisse adottato da un avvocato e da sua moglie. Solo all'ultimo minuto, quando sono nato, hanno deciso che volevano adottare una bambina. Quindi i miei attuali genitori, che erano in lista d'attesa, hanno ricevuto una telefonata nel cuore della notte che diceva: abbiamo un bambino inaspettato, lo volete? E lo risposero: certamente. Mia madre biologica scoprì in seguito che mia madre non si era mai laureata al collegio, che mio padre non si era mai diplomato al liceo, perciò si rifiutò di firmare i documenti, perché la madre biologica voleva a tutti i costi che fosse adottato da una coppia di laureati. Poi dopo pochi mesi cedette, quando i genitori promisero che sarebbe andata al college. E questo fu l'inizio della mia vita, racconta Steve Jobs. E così dopo 17 anni andai al college.
Ma ingenuamente scesi in college che costava quanto Stanford, un'università americana, che costa tantissimo. E tutti i risparmi dei miei genitori sarebbero stati spesi per le mie reti universitarie. Dopo 6 mesi non riuscivo a vedere il valore, non riuscivo a sapere cosa volesse fare della mia vita e non avevo idea come il college mi avrebbe aiutato a capirlo. Ed eccomi qua, a spendere tutti i soldi che i miei genitori avevano risparmiato in tutta una vita. Così decise di abbandonare e avere fede sul fatto che tutto sarebbe andato bene. Allora fu piuttosto spaventoso, ma guardandomi indietro è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Nel momento in cui mi sono ritirato ho potuto smettere di frequentare le lezioni obbligatorie che non mi interessavano e iniziare a frequentare quelle che mi sembravano molto più interessanti. Non era tutto rose e fiori, non avevo un dormitorio, dormivo nella camera dei miei compagni, dormivo per terra. E poi decise di fare un corso di calligrafia. C'era lì in quel posto, Reed College, dove era la migliore scuola di calligrafia del paese, e decise di fare questo corso, visto che non era più obbligato a seguire i corsi obbligatori. E imparai tutto ciò che rende grande una tipografia. Compresi ben presto che non avevo assolutamente idee come avrei potuto applicare alla mia vita professionale quanto avevo imparato. Ma 10 anni dopo, quando abbiamo progettato il primo computer Macintosh, lo abbiamo inserito all'interno del Mac, scusate la pronuncia inglese, è stato il primo computer con una bella tipografia. E se non fosse mai entrato in quel singolo corso al college, il Mac non avrebbe mai avuto questi bei caratteri tipografici con spaziatura proporzionale. E siccome Windows copia il Mac, è probabile che nessun personal computer li avrebbe mai avuti. Se non avessi mai abbandonato gli studi, non sarei mai entrato in quel corso di calligrafia. E molto probabilmente il personal computer non avrebbe avuto quella tipografia che hanno attualmente. Ovviamente quando ero al college era impossibile collegare i punti guardando in avanti. Ma adesso guardando indietro, 10 anni dopo, è tutto chiaro. Non puoi collegare i punti guardando in avanti, puoi collegarli soltanto guardando indietro. Perciò devi fidarti che i punti si collegheranno in qualche modo. Lo sta dicendo uno che ha fondato Apple, uno che ha fondato la Pixar, uno che è conosciuto nel mondo intero. Ma noi vogliamo trasportare la storia nella nostra vita. Non puoi collegare i punti guardando avanti. Ciò che avviene nella nostra vita a volte è incomprensibile. Non riusciamo a capire perché dobbiamo vivere determinate esperienze, non riusciamo a capire perché siamo dovuti passare per esperienze a volte dolorose, faticose, difficili. Ma c'è un piano di Dio. C'è un piano di Dio per la nostra vita. Io voglio dirti, voglio incoraggiare la tua vita. Se il tuo passato è stato difficile, e forse alcuni stanno vivendo ancora delle conseguenze di un passato vissuto, e sappi che tu puoi vivere nella benedizione di Dio e fare in modo che il passato non avrà più influenza sulla tua vita presente. Giosia iniziò a regnare 8 anni e fece ciò che è buono agli occhi del Signore. Per quanto riguarda il presente, ci sono state date delle indicazioni in questo testo, ho voluto leggerlo tutto un po' per contestualizzarlo. E prendo un po' di lettura dal versetto ora. Allora il sommo sacerdote, e chiedo un attimo la vostra attenzione, che il Chia disse a Safan, il segretario, ho trovato nella casa del Signore il libro della legge. E che il Chia diede il libro a Safan, che lo lesse. Safan, il segretario, andò a riferire la cosa al re e gli disse: i tuoi servi hanno versato il denaro, fa un resoconto di quello che gli è stato affidato, che si è trovato nella casa, e lo hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del Signore. Safan, il segretario, disse anche al re, ancora al re: il sacerdote Chilchim mi ha dato un libro. E Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti e inizia a dare degli ordini.
Avete notato? Il libro viene trovato. Safan lo legge, ma non ha nessuna reazione. Non c'è nessuna emozione. Non c'è niente che la lettura di questo libro possa fare qualcosa che mette in moto una reazione o delle emozioni in sé. Quando il libro viene letto davanti al re, il re si straccia le vesti. E voglio dirti, nel presente, qual è la tua relazione con la parola di Dio? È ancora in grado di provocare emozioni nella tua vita? È ancora in grado di toccare profondamente il tuo cuore, o è un accumulo di conoscenza che non tocca i tuoi sentimenti, non tocca le tue decisioni? Safan ha un po' la figura del politico, è un segretario, la lettura della parola non le fa nessun effetto. Ma il re, quando ode queste parole, si straccia le vesti, c'è un giudizio, e il suo cuore, la sua vita vengono coinvolte. Vi ricordate quello che è stato detto non tanto tempo fa, la storia di questi due discepoli sulla via di Emmaus, camminano con Gesù e quando poi scoprono attraverso lo spezzare il pane che hanno camminato con Gesù e dicono in loro: ma non ardeva il nostro cuore quando costui ci parlava? Ecco, al presente è importante che la tua vita sia condizionata da quello che odi dalla parola di Dio, che sia vivente, che tocca il tuo cuore, che non ti lasci indifferente, ma che faccia in modo che la parola che tu leggi provochi in te delle reazioni e abbia un effetto importante sulla tua vita. E poi, per quanto riguarda il passato, ci sono delle decisioni che prende questo re. La parola ha toccato il suo cuore, lo ha spinto a consultare il Signore. E dà un ordine al sacerdote Chilchia e ad alcuni di andare a consultare il Signore per me, per il popolo, per tutto il regno di Giuda, e riguarda alle parole di questo libro che si è trovato. Poiché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è prescritto. E così Chilchia, insieme agli altri, vanno dalla profetessa Culda per interrogare il Signore, per consultarlo. E c'è una risposta. Così dice il Signore, Dio di Israele: dite all'uomo che vi ha mandato da me. Sappi che al partire del momento in cui desiderai consultare Dio, ci sarà una risposta per la tua vita. Dio non ti lascerà senza risposta. Così dice il Signore: ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Poiché essi hanno abbandonato, mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. C'è una parola forte che viene rivelata. C'è una sentenza che non cambierà. E poi va avanti e dice: così dice il Signore Dio di Israele, riguarda le parole che hai udite, poiché nel tuo cuore è stato toccato, poiché ti sono umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore.
ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo, e quelli rifinirono a re le parole. Il giudizio rimane, ma il giudizio non cadrà su Giosia. Sarà risparmiato, non vedrà queste sciagure. C'è un futuro per la tua vita dove il decreto di Dio, il giudizio di Dio non ti colpirà. Sarai protetto. Dio ha promesso di benedire la tua vita e continuerà a benedirti fino alla fine. Non vedrai la maledizione, non vedrai la desolazione, non vedrai i castighi. La tua vita è stata messa al riparo. C'è qualcosa che riguarda il tuo passato, c'è qualcosa che riguarda il tuo presente, c'è qualcosa che riguarda il tuo futuro. Dio è padrone del tempo, è il Signore del tempo. E io credo che una delle cose più belle, quella che, come dicevo all'inizio, non influenzerà il tuo presente, proprio perché il tuo passato, anche se è stato un fallimento, anche se è stato difficile, anche se è stato terribile, può prendere un'altra piega e tu vedere la benedizione di Dio sulla tua vita. Gloria a Dio. Vogliamo chinare i nostri capi, fratelli, e insieme cercare il Signore con tutto il nostro cuore, invocare il suo nome sulla nostra vita. E mi voglio proprio rivolgere a quelli che sono ancora condizionati dal passato. Dai propri fallimenti, da situazioni familiari passate che hanno condizionato la loro vita e che forse stanno condizionando ancora la loro vita. C'è una pagina che si gira con Giosia. Dopo 55 anni di regno di Manasse, dopo 2 anni di regno di Amon, dove c'è violenza, disubbidienza, c'è una nuova pagina che si apre, c'è un raggio di luce che entra sul regno di Giuda, c'è la benedizione di Dio che è pronta a essere sparsa. Alleluia. Forse saranno discorsi che non troveranno un riscontro nella psicologia, ma noi abbiamo a che fare con l'Iddio del cielo e della terra, colui che può cambiare tutte le cose, può cambiare il modo di pensare, il modo di ragionare, il modo di metabolizzare eventi passati. Perché oggi c'è una benedizione che è pronunciata sulla tua vita e tu puoi camminare nella benedizione di Dio, essere benedetto dal Signore e essere di benedizione per gli altri. Il regno di Giuda prenderà tutta un'altra piega, sarà un regno benedetto, sarà un regno benedetto dal Signore. Ed è quello che Dio vuole per te. E nello stesso tempo ti esorta a vivere un presente fatto di forti emozioni in relazione alla parola. Non permettere che in questo tempo il tuo cuore si indurisca, che il tuo cuore diventi indifferente, in modo che la parola vivente susciti ancora forti emozioni dentro di te. E potente decisioni. Non lasciare che la lettura della parola sia soltanto un cumulo di conoscenza, ma che la parola sia ancora in grado di fare in modo che tu ti stracci le vesti e il cuore,
che il tuo cuore possa ancora ardere all'udire la parola. Una relazione speciale con Gesù. Una relazione vivente. Alleluia. Perché c'è un futuro benedetto per te, dove il male non ti colpirà, la maledizione non ti colpirà, la condanna non ti colpirà, il giudizio non ti colpirà. Alleluia. Abbiamo a che fare con l'Iddio del cielo e della terra. Alleluia. L'Iddio del tempo. L'Iddio della storia. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore con tutto il nostro cuore. Adoralo stasera. Non abbiare timore di chiedere a Dio di visitare la tua vita, di accendere un fuoco dentro di te. Alleluia. C'è una pagina nuova dove Dio vuole scrivere. La sua storia nella tua vita. Sì, qualche volta la tua mente andrà al passato e alle difficoltà del passato. Ma Gesù ha qualcosa di nuovo per te. Adora Dio stasera. Il presente con Dio è più forte del tuo passato nella difficoltà. Non ci sarà nessun postumo. Credilo con tutto il cuore stasera. Presenta a Dio una pagina nuova dove Lui possa scrivere una bellissima storia. Chiudiamo i nostri occhi, fratelli, cerchiamo il Signore. Vorrei chiedere se c'è qualcuno stasera che si sente ancora condizionato dal suo passato. E che vuol vivere la piena benedizione di Dio nel suo presente. Che crede che Dio metterà un punto finale a tutto ciò che il suo passato possa influire sulla propria vita. Si alza in piedi. Alleluia. Gloria a Dio. Credilo con tutto il cuore. Credilo con tutto il cuore. C'è una benedizione pronta per la tua vita. Giosia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Gloria a Dio. C'è qualcuno stasera che desidera vivere un presente più forte con la parola? Se c'è stasera, alzati all'impiedi.
perché Dio ha preparato benedizione per la tua vita. Se avverti nel tuo cuore che leggendo la parola non c'è più il rapporto come una volta, qualche volta ti lascia anche indifferente, lascia che arde il tuo cuore stasera, che la parola produca sentimenti profondi dentro di te. E se c'è qualcuno che ha timore per il suo futuro, si alza in piedi, perché Dio ha promesso che non ti lascerà e non ti abbandonerà, e vuol mettere certezza nel tuo cuore. Gloria a Dio, adoriamo il Signore, fratelli. Adoriamo il Signore. Gloria a Dio. Manifesta la tua potenza, Signore, la tua gloria. Alleluia. Gloria a Dio. Mentre cantiamo questo cantico, venite avanti, fratello, che preghiamo per voi. Alleluia. Adoriamo Gesù. Quelli che si sono alzati in piedi possono venire qui davanti che preghiamo. Alleluia. Stasera facciamo pregare anche i giovani che sono da poco entrati nel ministero. Vi alzate in piedi e venite qui davanti, giovani. Alleluia. Degno, Signore. E i fratelli del Consiglio, venite pure. Alleluia.
te l'opera di Dio e piega le nazioni, rompe archi e lance e la guerra fa cessare. Onnipotente di Israele, tu sei accanto a noi, camminiamo per fede in te, Dio che vincerà. Michele Del Mastro, vieni a pregare insieme con noi, qui davanti. Signore degli eserciti, sei con noi nel fuoco. Degli eserciti. Calma il mare, il vento ed anche il mio cuore. Anche se la terra treme, le montagne crollano nel mar, lo so, controlli tutto Dio. Se il Signore Dio di tutto sei colui che calma. Ci guiderà.
terra treme, le montagne crollano nel mar, lo so, controlli tutto, tu sei Signore, tu sei Signore, Dio di tutto, sei colui che calma il mar, ed anche il mio cuore, chi se la terra, chi se la terra. Alleluia, abbi fiducia in colui che ha iniziato in te un'opera buona. Non devi pensare di prendere quest'opera nelle tue mani. Il vaso non lo devi fare tu. Non sei tu che stai costruendo il tuo vaso, ma è il Signore. Non ha senso rimanere per lungo tempo delusi di se stessi, perché non siamo noi quelli che stanno facendo il vaso, noi siamo l'argilla ed è il Signore che sta muovendo. E ti dirò di più, persino nelle mani del Signore si può rompere un vaso. Lo dice Geremia, capitolo 18. Persino nelle mani del vasaio si può guastare il vaso. Chi l'avrebbe detto? Un vaso nelle mani del vasaio, avremmo sicuramente pensato a tutte le garanzie di successo. È il vasaio, è il suo mestiere, saprà quello che fa. Eppure nelle sue mani si guasta. Ti spaventa sapere che magari ti sei guastato nelle mani del Signore? A te spaventa, non al vasaio, che lo rifarà da capo.
non butterà questa argilla, lo rifarà da capo, come a lui pare bene di farlo. Ti senti guastato, guastata? L'importante è che non scendi dalla ruota. L'importante è che non ti lanci da sopra la ruota. Rimani sulla ruota e lascia che questo grande vasaio faccia magari anche da capo, non importa, ma rimani nelle sue mani, perché sappi che lui sa quello che fa. Come sa anche della probabilità del guasto. Il tuo guasto era prevedibile dal vasaio quando ha iniziato a lavorarti, quando ha iniziato a vederti tra le sue mani, quando ha visto questa argilla un po' così. Era prevedibile. Come era prevedibile che lui non buttasse l'argilla, la rifacesse da capo. Alleluia. Gloria a Dio. Rimani su questa ruota che sta girando. Alleluia. Fidati del Signore. Alleluia. Cantiamo insieme questo cantico. È il cantico che dà spazio agli altri di entrare, eh? Allora, ma cantalo insieme con noi. Non pensare più a ciò che è attraversato, non guardare più indietro al passato. Io sto facendo una cosa nuova.